Non so di che cosa parlare oggi, ho proprio il blocco della creatività. Potrei parlare della creatività. Infatti non è vero che ho il blocco, ho appena chiuso un file con un migliaio di argomenti che devo trattare nel vlog, quindi non ho il blocco, ma scherzi a parte, vorrei parlarvi di creatività, per cui cominciamo. Sigla! Nell'ambito musicale esiste un genere chiamato bubblegum music, un po' come la gomma da masticare, un genere fatto di brani che li mastichi un po', poi li sputi via e te ne dimentichi. Ora, sulla piattaforma YouTube, nel corso del tempo, soprattutto nel corso degli ultimi anni, si è sviluppata una categoria di contenuto fondamentalmente molto simile. Contenuti che puoi guardare, puoi gradire mentre li stai guardando, ma dopodiché li sputi via. Il bubblegum content. Naturalmente ci saranno quelli più gustosi, quelli più piacevoli da masticare, quelli con cui fai palloni più grandi, ma poi alla fine sputi via tutto. E di che parlava il video che hai visto ieri? Boh, non lo so, però era simpatico. In una piattaforma in cui chi crea questi bubblegum content riesce ad avere tantissimo successo, è difficile riuscire a scoprire delle perle che vanno un po' fuori da questo ambito. Eppure il canale YouTube di cui vi parlo oggi è una piccola perla, ma mica tanto piccola, perché è un canale che è riuscito ad avere molto successo, distinguendosi parecchio dagli altri. Loro sono tre ragazzi friulani molto simpatici, il canale è My Personal Pizza. Ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, se non li conoscete andate e iscrivetevi al loro canale, sono veramente molto bravi e veramente molto simpatici. Il loro canale comincia mescolando top 10 a contenuti comici molto carini, poi piano piano si specializzano non già sul contenuto del le top 10, di cui YouTube è veramente piena, ma cominciano a puntare di più ai contenuti comici. E ci riescono, secondo me, molto molto bene, riescono ad avere un grande successo, riescono a lanciare dei video che ho trovato divertentissimi e molto ben fatti, e oggi voglio parlarvi di alcuni dei loro contenuti, perché sono molto divertenti e mostrano soprattutto un grande spirito di creatività, che in questo momento su YouTube è una cosa che bisogna, secondo me, apprezzare tantissimo. Il primo video che vi segnalo è talmente complesso da spiegare che vi segnalo l'intera playlist. La playlist dei video interattivi, intitolata «Metti il dito qui», che è una maniera simpaticissima, secondo me, di interagire con gli iscritti, con il pubblico che sta guardando il video, un modo molto divertente di rompere la quarta parete, e quindi la prima playlist intera che vi segnalo, appunto, sono i video interattivi «Metti il dito qui», lo lascio linkato sul doobly-doo «Metto il dito lì», sulla scheda «Metto il dito lì». In questo momento, mentre sto pubblicando questo video, ce ne sono sopra una decina, ma hanno promesso di pubblicare altri video di questa categoria, quindi potrebbe essere una playlist molto ricca, molto pregna, ed è comunque molto divertente. In tutti questi video i ragazzi ci invitano a fare delle azioni, mettere il dito, soffiare, fare delle cose e interagire in questo modo con il video. E sono una cosa veramente molto gustosa e molto divertente, quindi secondo me è molto meritevole. La seconda idea geniale che è stata realizzata in una serie di video è chiedersi come sarebbe il mondo se fosse completamente al contrario. Questi video molto divertenti sono una parodia di come funziona il mondo, portata all'eccesso, ma esattamente rovesciati. È qualcosa di molto difficile da spiegare, molto divertente da guardare, e che quindi vi consiglio di andare a vedere con calma. Anche in questo caso vi segnalo l'intera playlist «Se il mondo fosse al contrario». All'inizio lascio anche un po' spiazzati, quindi andate, vi lascio la playlist linkata sul doobly-doo e sulla scheda, vedrete che non ve ne pentirete. Sul loro canale, se andate a scorrere tra i video un pochino più datati, troverete anche alcune
delle loro top 10, che sono comunque molto simpatiche, molto ben studiate e un pochettino fuori dagli schemi anche loro, non sono le classiche top 10 fotocopia che si trovano su YouTube. E c'è un modo anche molto simpatico di presentare le top 10 come se fossero ognuno dei 10 punti 10 fette di una pizza, che trovo una cosa molto divertente. Tra le altre cose ci sono dei vlog molto interessanti, anche perché uno di loro è stato in Inghilterra a studiare, quindi ci sono delle cose veramente molto divertenti. Ci sono anche dei video che non fanno parte di una playlist, sono comunque dei video comici, brevi, simpatici e veramente molto gustosi. E sempre per darvi un'idea di questi video, che non creano una playlist per il momento, ma che sono comunque veramente gustosi e mostrano comunque grandissima fantasia, vi segnalo uno di questi video, che nonostante il titolo non è una top 10, bensì anche un modo di prendere in giro le classiche top 10. Sto infatti parlando di 10 modi per addormentarsi, video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Come ripeto, loro sono i My Personal Pizza, sono tre ragazzi italiani veramente molto bravi e molto divertenti. Se non li conoscevate, andate e iscrivetevi al loro canale, guardate i loro video perché sono molto divertenti, e soprattutto fa molto piacere riuscire una volta ogni tanto a trovare su YouTube dei contenuti freschi, originali e che non siano una fotocopia generalizzata di moltissimi altri contenuti che si trovano sulla piattaforma. È una cosa che ci sta benissimo. Dimostrano questi ragazzi moltissima fantasia, mi piacciono tantissimo, li seguo veramente da un sacco di tempo, da quando avevano pochissimi iscritti, credo meno di 5.000 iscritti quando ho cominciato a seguire il loro canale, e sono riusciti a crescere tantissimo, ed è una cosa che mi fa un grandissimo piacere, perché è bello che su YouTube si possano trovare anche piccole perle come il loro canale. E proprio parlando di YouTube e di creatività, ecco che arriva la mia domanda. I contenuti che spesso vanno in tendenza, tralasciando i fatti di cronaca, per cui vanno in tendenza dei video che riguardano i fatti di cronaca, generalmente sono quei bubblegum content di cui parlavo prima. Però ogni tanto su YouTube è possibile trovare piccole perle che hanno contenuti molto più ricchi e molto meno frivoli. Ma secondo voi è giusto investire il proprio tempo, investire la propria creatività nel realizzare dei prodotti che cercano di andare sul grande pubblico, dei prodotti per YouTube, dei prodotti come dei video che dimostrano una grande creatività o una grande fantasia? Oppure no, è meglio piuttosto andare a costruire dei contenuti semplici, veloci da fruire, dei bubblegum content che quando hai finito di masticare li sputi via e te li sei dimenticati, però comunque ti danno un successo più o meno effimero? Non lo so, io vorrei sentire la vostra. Io resto del parere che ci possa stare il bubblegum content anche da parte di un canale che crea altre tipologie di contenuti, ma ci possa stare come una mosca bianca, una volta ogni tanto il piacere di dire «va bene, creiamo anche questo contenuto», ma secondo me è molto bello mostrare di avere tantissima fantasia, è molto bello mostrare di avere tantissima creatività e di sapersi mettere in gioco. Ma naturalmente, visto che poi alla fine i contenuti che hanno più successo sembrano essere i bubblegum content, probabilmente mi sbaglio. Per cui lascio la parola a voi, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, io sono Grizzly, spero di essere riuscito a farvi conoscere un canale YouTube che non conoscevate, spero di essere riuscito a stuzzicare la vostra attenzione o anche la vostra creatività. Se ci sono riuscito, vi ricordo di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Pensa, se questo fosse un video, se il mondo fosse al contrario, vi ricordo di non iscrivervi al mio canale, altrimenti assumerete quella tremenda puzza di nuovo iscritto che non sopporta nessuno. Nah, sto scherzando! Ovviamente iscrivetevi, guardate qua, fa un buon profumo, mua! Se non siete iscritti non lo potete sentire, quindi iscrivetevi e lo sentirete subito, vedete quanto è buono! Se inoltre seguite anche il mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, ho concluso, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!